Nuovi fondi per le scuole colpite dall'alluvione e per le palestre scolastiche. Lo ha annunciato oggi in conferenza stampa a Ravenna il commissario Francesco Paolo Figliuolo. Nei prossimi giorni arriverà il provvedimento definitivo all'interno del quale è previsto uno stanziamento anche per l'asilo Il Girasole di Faenza. L'ordinanza che è in via di finalizzazione, ci sono 30 milioni, noi abbiamo perimetrato insieme alla regione, al territorio, quindi provincia e comune, le necessità, i bisogni del settore scolastico e delle infrastrutture sportive, molte delle quali sono associate all'attività scolastica e formativa, e quindi di queste 16 milioni saranno proprio a disposizione per il ripristino delle scuole. Quindi questa è la prima notizia che ci tenevo a dare. E queste si affiancano in sinergia con le donazioni di cui avete, che è il tema di oggi sostanzialmente, e parte delle donazioni vengono da fondazioni, da privati, anche la struttura commissariale da quando si è insediata ha ricevuto delle donazioni, siamo al momento oltre 7 milioni di euro, stiamo ragionando con il territorio e la regione dove allocare, quali sono i principi, e poi chiaramente il commissario deciderà quali tipi di attività e progettualità realizzare, ma sostanzialmente andranno a favore di scuole e infrastrutture sportive, anche queste, a complemento e corredo, integrazione dell'ordinanza che abbiamo appena concluso. Commissario, confermato anche lo stanziamento finalizzato alla scuola Il Girasole di Faenza, l'asilo che lei aveva visitato qualche mese fa personalmente? Sì, anche in questo perimetro di ordinanze e donazioni c'è anche la scuola di Faenza, assolutamente. Quella va fatta, deve essere fatta, perché rientra nel discorso generale che ho fatto prima. Sostanzialmente è importante ridare gli spazi alla cittadinanza, ma soprattutto ai più giovani, quindi le coppie giovani e ai nostri nipotini, ai bambini.